Allora, ciao ragazze, diciamo che gli impegni e i video che devo fare stanno diventando un po' tanti e questo però è un video a cui tengo particolarmente, mi tolgo gli occhiali, forse è meglio se ci vedo qualcosa. Stamattina è una mattinata frenetica. Ho tante cose da fare, però cerco di fare anche questo video perché veramente ci tengo tantissimo. È la seconda collaborazione che faccio con Antonia. Antonia, che è veramente una ragazza dolcissima, disponibilissima, spiritosissima, mi piace tanto veramente. Vi invito a visitare il suo canale, ma sicuramente la conoscerete già. E questa volta che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di recensire i prodotti Astra. Dovreste vedere quello che c'è sul mio tavolo. Guardate, ragazze. Cioè, non potete avere idea, veramente, cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Comunque, passiamo al sodo perché altrimenti il tempo se ne va e spero di essere breve. Intanto, che cosa vi posso dire? Astra è una linea di cosmetici italiana, recensita da varie ragazze sul web. Io la conosco da tanto tempo, mi piace abbastanza, però trovo che ci siano delle cose più valide rispetto ad altre, naturalmente, come in tutte le marche. Allora, io sono una sostenitrice del low cost, ormai lo sapete. Sapete come io cerco sempre di trovare delle alternative alle marche, ai brand famosi, e come io stessa ritengo che di imprescindibile ed insostituibile ci sia veramente poco. Tante volte vi ho fatto gli esempi nelle mie varie recensioni, vi ho fatto esempi di come effettivamente io sostituisca i prodotti di MAC, gli ombretti stessi di MAC, di cui ritengo alcuni scriventi ed altri meno, e viceversa, anche nell'ambito delle marche low cost, ci sono dei prodotti veramente validi, altri invece che effettivamente costano 1 euro ed 1 euro valgono. Detto questo, senza perderci in chiacchiere, vi voglio mostrare quello che ho io di Astra, sottolineandovi una cosa, cioè che in precedenza io ho utilizzato un fondotinta fluido di Astra con cui mi sono trovata veramente bene, però non l'ho ricomprato per il semplice motivo che è un periodo in cui la mia pelle è particolarmente sensibile, per cui sto usando quello di Couvrance di Avène, che è quello che praticamente in questo momento rispecchia meglio le esigenze della mia pelle stessa, appunto. Però adesso non ricordo bene il nome, però anche nell'ambito dei fondotinta potete trovare delle validissime soluzioni all'interno di Astra. Ora, intanto per esempio questi ombretti duo, che sono veramente validi, molto scriventi, con dei colori molto, veramente, molto, molto belli, hanno una buona tenuta, almeno questi per quanto mi riguarda, hanno una buona tenuta. Non sono particolarmente profumati e se non ricordo male questo l'ho pagato 1,90 euro, se non ricordo male. Invece ho pagato 4 euro questo quad, questa palettina che ho spedito alla ragazza vincitrice del giveaway, non so se ricordate, quindi identica, che è veramente valida anch'essa, molto scrivente, vedete quanto sono pigmentati i colori. Guarda il rosa, quanto è bello. Io l'ho usata moltissimo questa palette, la sto usando molto, è molto scrivente, e al prezzo di 4 euro no, voi avete praticamente 4 ombretti, perché comunque è una quantità di prodotto veramente notevole che troviamo all'interno di queste palettine, e ce ne sono in varie sfumature, quindi ho preso questa sui toni del beige e del rosa, però ce ne sono sia sui toni dell'azzurro che del nero e del bianco, che io voglio assolutamente comprare. Poi questi rossetti, ma perché dico rossetti al posto di ombretto, ombretto al posto di pennello, eyeliner al posto di rossetto, cioè veramente sto diventando vecchio, sempre più. Poi quindi di questi sono pure profumati, a me piacciono. A me il profumo nei cosmetici piace, lo so che è una cosa che comunque non dovrebbe esserci, perché nel momento in cui c'è il profumo ne va a perdere la naturalezza, la genuinità del prodotto stesso, ma a me personalmente piace tanto. Quando io metto le creme sul viso, comunque quando metto un ombretto o anche un blush, mi piace anche che resti il profumo sul viso stesso. E quindi,
Questo è profumato, è l'ombretto cotto seta pura, ci sono tanti colori, io ho preso questo perché mi serviva un color terra, un terra di Siena bruciato, un bronzo, insomma, non sono bravissima a descrivere i colori in realtà, però questo è veramente bello, l'ho visto anche in tante altre recensioni e lo trovo più estivo, stranamente, perché comunque. L'ho utilizzato molto più in estate che adesso, che in inverno. Sulla bronzatura ha un effetto veramente bello. E ne avevo anche uno turchese bellissimo, che però ho consumato un attimino, che torno subito, mi suonano la porta. È entrata la mia nipotina, me la sono sbaciucchiata. E Antò, che ne dici? Ce lo prendiamo un caffè? Allora. Lo sapete che io sono fenomane. Ritorniamo normali e serie. Quindi vi stavo parlando di questi ombrettini qui e vi stavo dicendo che avevo un turchese che io ho utilizzato tantissimo, mi era preso il momento del turchese e quindi il periodo in cui ero fissata con il turchese l'ho utilizzato tantissimo, avevo un'ottima resa sugli occhi e mi ci sono trovata benissimo. Anche questi mi pare che costino sull'€1,90 se non sbaglio, due, massimo 3 euro, non mi ricordo i prezzi in questo momento perché li ho comprati veramente l'estate scorsa. Poi abbiamo i due smaltini di Astra, di cui vi ho parlato in una precedente haul, ed è questo dorato, sono praticamente questo color dorato, veramente bellissimo. L'ho utilizzato per fare la lunetta di una French ad una ragazza, è veramente bello. E questo qui, che è un blu elettrico brillantinato, che è un bellissimo colore. L'unica cosa, devo essere sincera, di questi smaltini qui, che pur essendo long lasting, in realtà non hanno un'ottima durata, pur avendo usato il top coat, dopo 2 giorni si sono sfaldati. Però, tenendo conto che questo è di Chanel e si è sfaldato pure. Però in questo caso non ho messo il top coat, devo essere sincera, è un periodo che non ho tanto tempo per stare dietro le unghie, perché altrimenti dovrei fare troppe cose, non ho tanto tempo, per cui non faccio tutto in maniera precisa. Per cui forse la colpa è mia e non degli smalti, non lo so, questo ve lo dirò successivamente. E passiamo all'ultimo prodotto che ho di Astra in questo momento, che è il mascara Super Curl, è un mascara incurvante di cui vi ho parlato anche nel video sui mascara, che ha questo scovolino molto particolare, quindi piegato, che è comodissimo. Io lo uso in questo modo, quindi verso l'alto, è comodissimo per prendere tutte le ciglia perché segue la forma dell'occhio e va anche all'interno. Questo mi ricordo benissimo, l'ho pagato 1,90 euro, è un validissimo mascara, adesso è finito, è quasi alla fine. L'ho utilizzato tanto e mi ci sono trovata bene, quindi tra i mascara economici è uno di quelli che vi ho consigliato. Effettivamente incurva le ciglia, è abbastanza scrivente rispetto ad altri che invece sono di marca, costano un botto e non hanno al loro interno alcun pigmento. Questo io lo trovo un validissimo mascara. Niente, mi pare di aver finito i miei prodotti Astra. Avevo qualche matitone che però non trovo, perché con questo fatto che ho 200 borse li dissemino un po' ovunque, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Però anche i matitoni di Astra ne avevo sia uno beige che uno bianco satinato, ma sono molto molto validi, quindi io vi invito a fare un video. Anche un video se volete, non è un problema. Comunque, vi invito a fare un giro nei negozi in cui trovate questa marca e insomma comprate qualcosina, vedete come vi trovate. Io ve la consiglio personalmente, la trovo una validissima linea, una validissima marca, un brand giovane, colorato, con tante alternative appunto, quindi. Vive low cost, ragazzi, che vi devo dire? Perché dobbiamo buttare tutti i soldi che abbiamo in cosmetici? Ci compriamo qualche cosa di sfizioso, qualche cosa di carino, e poi per il resto ci possiamo benissimo arrangiare. Ciao!
Ciao Antonia, alla prossima. Sempre se ce lo consente YouTube. Ah, vi volevo dire una cosa. Tante volte YouTube non mi manda i messaggi. Cioè non, io non ricevo i messaggi che voi mi mandate, o i commenti, le notifiche dei commenti. E la stessa cosa accade su Facebook. Non so come mai. È un'avversità che dovremo superare. Quindi ragazze, non vi offendete se non vi rispondo. Io cerco di rispondere sempre a tutte, anche se state diventando numerose, e vi ringrazio. Però il più delle volte vedo i commenti successivamente, per cui non la prendete come una cosa, una questione di cattiveria o superiorità nei vostri confronti, perché penso che abbiate capito che non è il mio caso. È soltanto che a volte non mi arrivano le notifiche, per cui abbiate pazienza che piano piano risponderò a tutte.